Ciao, io sono Gilda, formatrice per la campagna Io non rischio e questa è la piazza di Ancona. Purtroppo causa pioggia, la piazza è in via di disallestimento, comunque stiamo correndo ai ripari. E qui abbiamo il responsabile di piazza per Ampas, Loris, signoracci della pubblica assistenza Croce Gialla di Falconara, e Matteo Morelli, responsabile Io non rischio per Ampas Marche. Loris, com'è andata questa giornata fino ad oggi? È andata molto bene, il tempo ha tenuto, c'è stata grandissima partecipazione e interessamento da parte della popolazione alconetana. E quindi direi più che positiva, una piazza multirischio fatta con altri gruppi locali, quindi VAV, Protezione Civile Comunale e altri. Molto molto bella, Ampas chiaramente che ha partecipato con noi come referente, in realtà eravamo diciamo, rappresentanti della piazza fisica, di quello che è stato la partecipazione delle altre piazze virtuali fatte nell'ambito regionale e direi anche in ambito nazionale, molto ben coordinate da parte del Comitato Regionale Ampas, qui anche nella figura del referente Matteo Morelli, che ci ha aiutato in tutta la fase di creazione della piazza, sia fisica che virtuale, e anche con il coordinamento dei formatori, tra cui la stessa Gilda Pepe. Matteo, dici un po'. Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio Loris per l'impegno che si è preso, perché riuscire a portare avanti sia la piazza fisica sia la piazza virtuale è stato un bel impegno sicuramente. Devo ringraziare tutte le associazioni Ampas che hanno partecipato a Io non rischio. Quest'anno è il decimo anno, quindi è una tappa importante, è stato fatto, tranne nella piazza fisica, soltanto di Ancona, per il resto in forma digitale. Diciamo che tutti si sono impegnati tantissimo e abbiamo trovato un modo per entrare nelle case dei cittadini portando quella che è la prevenzione, portando quelle che sono le buone pratiche di protezione civile, con delle scenette simpatiche, accattivanti, ma allo stesso tempo anche ci siamo prefissati gli obiettivi di portare dei materiali importanti per far capire alla gente cos'è la prevenzione. E quindi noi che facciamo? Non rischiamo. Assolutamente no, è vero. Noi non rischiamo. Un saluto a tutte le persone che ci vedono. Ciao a tutti. Al prossimo anno? Assolutamente sì. 2021. E anche più numerosi come associazioni. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Che dica?